Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Cominciamo a parlare di Sanremo. E già, Sanremo 2021 già se ne parla perché è uscito forse qualcosa, qualcosa già si è mosso per quanto riguarda le nuove proposte. Allora, facciamo un po' di chiarezza, perché la notizia che è passata è praticamente che Amadeus in sostanza ha abbassato l'età per i giovani. Prima il limite di età per proporsi a Sanremo nelle nuove proposte o a Sanremo Giovani, adesso vedremo, faremo un po' di chiarezza, era di 36 anni, adesso è stata abbassata a 30 anni. Allora, perché dice Sanremo Giovani? Si chiama così perché Sanremo Giovani. Io in realtà per giovani ho sempre inteso qualcuno che fosse nuovo, ok? Quindi se hai 28 anni, 30 anni, 31 anni, 34 anni, sei nuovo, uno può essere nuovo anche a 34 anni, magari ha un percorso diverso, magari ci ha messo più tempo, non lo so. Però se il tuo obiettivo è cercare il talento, ok? Il limite di 36 anni secondo me aveva senso, perché non ti precludi niente. Ma se tu abbassi quel limite a 30 anni, vuol dire che a te sinceramente forse del talento non ti importa. Vuoi giovanissimi perché magari è gente, prenderai, che ne so, gente che su TikTok fa i numeri, giovanissimi, così hai un pubblico eterogeneo, perché l'obiettivo degli ultimi anni di Sanremo è cercare di prendere le fasce, tutte le fasce d'età. Quindi quando vedi il parterre, come si dice, tutti i cantanti che partecipano, ce n'è uno per ogni, uno più di uno per ogni fascia d'età, perché quello che vuole fare Sanremo è avere tanti ascolti, ok, essere visto da tante persone. Quindi io questo contesto, poi per il resto ognuno fa quello che vuole. Possiamo aprire un dibattito sull'Italia, sui giovani italiani che forse sono troppo lenti, magari a 30, 31 anni, 32 anni, 33 anni ancora non hanno risolto niente. Possiamo forse anche essere d'accordo, secondo me c'è un problema in Italia di gente che non va via di casa, cioè ad un certo punto 25 anni, 26 anni, ma vattene via, anche se non hai risolto niente ed è comodo stare lì, ma per cultura dovrebbe esserci la cultura che a 23, 24 anni via, cioè dovresti sentire quel disagio, via di casa, a qualsiasi costo, cioè fai il lavoretto più sporco, ma via di casa, dovrebbe essere una roba culturale secondo me, ok? Non puoi stare a 28 anni ancora a casa, ma che stai facendo con tuo padre e tua madre? Su questo siamo d'accordo, a 30 anni uno dovrebbe aver fatto, cioè almeno si dovrebbe essere uscito di casa, ma anche prima, 25, io sono per questo, sono in Inghilterra, magari hanno questa cultura, escono prima di casa, lavorano, anzi mantengono loro i genitori, qua i nostri genitori hanno, non so, sono, non mi ci trovo in questo modello italiano in cui i genitori si preoccupano dei figli, fate sti figli e poi lasciateli vivere, cioè tagliate sti ponti, sti cordoni ombelicali. E va bene, potremmo aprire questo discorso, ma non è questa la sede opportuna. Ma musicalmente, cioè, poi le strade del Signore sono infinite, uno può avere anche... Il limite a 36 anni per me era giusto, perché magari puoi beccare quello che magari ha avuto un percorso diverso, ci ha messo più tempo, cioè tutto può succedere nella vita, ok? Però se il tuo obiettivo è appunto dare un'occasione a qualcuno che ha talento, allora non metti il limite a 36 anni. Se non te ne frega niente a te della musica sostanzialmente, il tuo obiettivo è fare ascolti e cercare di cercare tutta una serie di artisti che possano rispecchiare tutte le fasce d'età, perché vuoi essere seguito, perché ci sono gli spazi pubblicitari da vendere, c'è da fare i soldi, cioè parliamoci chiaro, Sanremo è una macchina per fare soldi e la musica ha sempre più perso il suo ruolo. Amadeus fa televisione, ragazzi, l'anno scorso l'abbiamo visto e quest'anno sarà peggio, e questa cosa è indicativa. Abbassiamo l'età, ok, prendiamo i giovanissimi, quelli che vengono seguiti dai giovanissimi, ma perché che poi in un articolo ha detto appunto che siccome tanto la maggior parte dei musicisti che facevano domanda avevano quell'età lì, erano sotto i 30 anni. Ma che ragionamento è? Ma Sanremo ha rappresentato e rappresenta, dovrebbe rappresentare un'opportunità in una società dove la musica ha poco spazio, ok? La musica nuova, i cantautori, le band, sarebbe una bella vetrina. E tu con Sanremo, ovviamente, se hai coraggio, puoi veramente portare qualità, ma devi avere in primis cultura musicale.
Poi non si capisce perché il direttore artistico deve farlo il presentatore. Quindi, ragazzi, secondo me questa è una decisione proprio dettata da questi ragionamenti, ragionamenti economici, di share, di ascolti. E quindi è così. Non mi trovo d'accordo, questa è la mia opinione, ditemi la vostra nei commenti, però andiamo a spiegare bene, perché non è che, diciamo, saremo giovani e saremo giovani, ma non è Sanremo ufficiale. Il Sanremo ufficiale è composto dalla categoria Big e dalla categoria Nuove Proposte. Allora, in passato i regolamenti sono cambiati, però sostanzialmente per partecipare alle nuove proposte del Festival di Sanremo ci sono due modi sostanzialmente. O ti fai presentare dalla tua etichetta, da un'etichetta, e quindi praticamente le etichette propongono gli artisti, e poi ogni anno cambiano i modi di selezione, ma tra tutte le, diciamo, domande che arrivano, poi si scelgono sei artisti, ok? Sei artisti. E gli altri due artisti arrivano da Area Sanremo. Di solito sono otto le nuove proposte, sei che vengono scelti tra tutte le proposte che vengono mandate dalle etichette e due da Area Sanremo. Quindi Area Sanremo è un altro concorso per quelli che magari non hanno una casa discografica, in cui tu partecipi, poi devi fare dei corsi, e eccetera, eccetera, eccetera. Allora, e quest'anno, per quanto riguarda appunto le proposte che arrivano dalle etichette, confluiranno tutte praticamente in un nuovo format. Quindi le etichette manderanno le proposte, i loro artisti a Sanremo per le nuove proposte. E il limite è sceso da 36 anni a 30, quindi potranno mandare solo persone che hanno al massimo 30 anni. Ci sarà un nuovo format che si chiama Ama Sanremo, a cui parteciperanno 20 artisti, che verranno scelti tra tutti quelli che le etichette manderanno, ok? Quindi le etichette mandano le proposte. Tra tutte le proposte che arrivano ne scelgono 20 che si sfideranno in un format che si chiama appunto Ama Sanremo, in seconda serata dal 22 ottobre alle 22:45 su Rai 1, immagino, 5 puntate dove conduce sempre Amadeus. Chissà se Ama Sanremo vuol dire sia amare Sanremo che ama, inteso come Amadeus, non lo so. 5 puntate, da queste 5 puntate tireranno fuori 10 artisti, quindi da 20 diventano 10 che si sfideranno nella finale, diciamo, che si chiama Sanremo Giovani, che andrà in onda il 17 dicembre. Tra questi 10 artisti, attraverso questo programma che andrà in onda, appunto, che si chiama Sanremo Giovani, andrà in onda il 17 dicembre, tra questi 10 artisti ne sceglieranno 6 che andranno poi alle nuove proposte, a cui si affiancheranno poi due scelti da Area Sanremo, ok? Per formare le otto nuove proposte. Ora non so se anche se anche nel concorso di Area Sanremo ci sarà questo limite di età che riguarda i 30 anni, ma probabilmente sì, per rendere omogeneo il tutto. Quindi è questo quello che è successo. Le etichette possono presentare soltanto artisti che hanno al massimo 30 anni. E probabilmente succederà anche per chi si proporrà attraverso Area Sanremo, che è l'altro concorso a cui possono partecipare anche persone che non hanno una casa discografica. Questa è la notizia. Prima notizia di Sanremo 2021, prima novità, si abbassa l'età, diciamo, per le nuove proposte per Sanremo Giovani. Io ho detto la mia, ho fatto le mie considerazioni. Secondo me si poteva lasciare il limite di 36 anni, non danneggiava nessuno, e secondo me questa scelta, appunto, indica già fotografa un Sanremo 2021 all'insegna del pubblico, del cercare di piacere a più gente possibile, a tutte le fasce d'età, e quindi già si preannuncia, secondo me, un interessante Festival 2021. Ci sarà anche Fiorello, probabilmente ho letto, come conduttore, quindi sarà secondo me uno show televisivo e la musica avrà sempre un ruolo marginale. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa decisione. Spero che il video vi sia stato anche utile per capire come funziona e come partecipare a Sanremo. Quindi, o attraverso l'etichetta che vi propone, poi finite in questo calderone che è composto appunto dal format Ama Sanremo, a cui partecipano 20 artisti che sono scelti tra tutti quelli che appunto sono stati proposti dalle etichette. Poi, tra questi 20 che finiscono in questo format, ne passano 10 che partecipano a Sanremo Giovani il 17 dicembre su Rai 1, e tra questi 10 ne scelgono 6 che vanno alle nuove proposte.
a cui poi si affiancano gli altri due da Area Sanremo. Quindi già avete chiaro come partecipare a Sanremo qualora voi voleste partecipare a Sanremo, provare o con la vostra etichetta o da soli attraverso queste due possibilità. Fatemi sapere che cosa ne pensate in merito alla decisione di abbassare l'età l'età per partecipare dai 36 ai 30 anni, e ditemi che cosa ne pensate, fate appunto le vostre considerazioni nei commenti, così vediamo un po' che aria tira. Per il resto grazie per aver guardato il video, iscrivetevi al canale per restare aggiornati anche su questi temi, perché io tratto Sanremo spesso, c'è una playlist su YouTube proprio dedicata a Sanremo, quindi se volete restare aggiornati iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanella così vi arriva una notifica quando pubblico un video nuovo. Grazie, 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 ci vediamo nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!